Ciao a tutti, il vostro supplente di ginnastica preferito vi dà il benvenuto nell'antica Grecia per scoprire i segreti delle prime Olimpiadi. Quindi, quali erano le gare nelle primissime Olimpiadi? E gli atleti erano professionisti o dilettanti? E ancora, erano corretti o anche a quel tempo si barava? Le donne potevano partecipare? Con questa video lezione cerchiamo di rispondere a queste domande. Ma prima di tutto io partirei con queste immagini. Proprio pochi giorni fa c'è stata la ricostruzione dell'accensione della fiaccola per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ο εθέρας, η γη, η θάλασσα και οι πνοές των ανέμων. Όροι και τέμπη, ψυχήστε. Ήχοι και φωνές πουλιών, κάψατε. Για τη μέλη να μας συντροφεύσει ο Φίβος, ο φωσφόρος βασιλεύς. Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, στείλε τις ακτίνες σου και άναψε την ιερή δάδα για τη φιλόξενη πόλη του Τόκιο. Erano la più grande festa popolare dell'antica Grecia. Erano così importanti che i greci usavano misurare il tempo proprio dalla prima Olimpiade. Quindi per loro l'anno 776 a.C. era quello che per noi è l'anno zero. La gente quindi arrivava da ogni parte della Grecia in tutta tranquillità. Infatti nel periodo olimpico si osservava una tregua da qualsiasi guerra, da qualsiasi causa e anche le pene di morte venivano sospese. Un pochino come adesso con il coronavirus, che tutto è bloccato. Il rispetto di questa tregua era ferreo, infatti chi non la rispettava veniva escluso dai giochi. Del resto l'agonismo in Grecia ha radici antichissime. Lo stesso Omero racconta i giochi organizzati da Achille per la morte di Patroclo per mano di Ettore, come nella scena del famosissimo film Troy.
Ma come si svolgevano i giochi? Le più importanti gare di corsa sono tre. Lo stadio è la prima gara che si disputa alle Olimpiadi e si chiama così perché è una corsa che copre la lunghezza dello stadio, circa 200 metri. Il diavolo si corre su una distanza doppia dello stadio, quindi, arrivati alla fine del percorso, bisogna invertire la marcia e tornare indietro. Il dolico è la gara di fondo. La sua distanza varia dai 1000 ai 5000 metri. Poi ci sono le gare pesanti, come la lotta, dove gli atleti, che sono divisi in base all'età e non al peso, gareggiano a mani nude e possono effettuare le prese solo nella parte superiore del corpo. Sono vietati anche morsi, testate, pugni, schiaffi e accecamenti. Nel pugilato gli atleti si fasciano le mani con delle stringhe di cuoio. In questo modo le proteggono, ma fanno comunque male all'avversario. Il pancrazio, alla lettera tutta la forza, è un misto di lotta e pugilato ed è la gara più violenta dei giochi. Nel pancrazio vale tutto. Le uniche cose vietate sono i morsi e l'accecamento. Il combattimento finisce solo quando uno dei due lottatori alza l'indice verso l'alto in segno di resa. Le corse con i cavalli sono riservate ai più ricchi. La quadriga, con carri trainati da quattro cavalli, è la gara più spettacolare. Si corre lungo una distanza di circa 14 chilometri. Nel corso delle varie edizioni, il programma delle gare con i cavalli cambia spesso. Si aggiungono corse su cavalli montati a pelo, corse con carri tirati da muli, da cavalle e da puledri. La gara più articolata dei giochi è il pentathlon. Gli atleti si confrontano in cinque differenti discipline, due definite pesanti, la lotta e il lancio del disco. Le altre tre sono la corsa, il lancio del giavellotto e il salto in lungo. Nei giochi antichi, per saltare in lungo, gli atleti impugnano dei pesanti manubri, con cui da fermi si danno lo slancio al momento dello stacco. Una volta che il pubblico si è sistemato nella conca intorno allo stadio, può avere luogo la cerimonia di inizio, che funziona così. Per primi, attraverso questo corridoio, entravano i 10 giudici, che erano scelti tra le 10 famiglie più importanti di Olimpia e quindi considerati incorruttibili. Dopo di loro toccava l'unica donna a cui era consentito l'ingresso ai giochi. Vi ricordo che stiamo parlando però delle primissime Olimpiadi, la sacerdotessa della dea Demetra. Solo infine entrano gli atleti e le gare possono cominciare. Vi ricorda qualcosa? Veniamo alla prossima questione. Cosa si vince ad Olimpia? E gli atleti sono professionisti o dilettanti? Innanzitutto bisogna dire che ad Olimpia non ci sono gare a squadre. Ognuno corre per se stesso, per la propria famiglia, per la propria patria. E non ci sono premi in denaro. L'unico premio è una corona d'ulivo. Poi si vince il diritto di immagine. Cioè si può mettere la propria statua all'interno del tempio. Infine, le gesta dei vincitori sono cantate dai poeti. Insomma, qui ad Olimpia si vince l'immortalità. Con le tue imprese hai dato una gloria alla tua patria, a tuo padre e a te stesso. Ma le cose non stanno sempre così. I vincitori di Olimpia diventano delle celebrità e quindi in qualche maniera trovano il modo di guadagnarci. Alcune città, come per esempio Atene, danno dei premi in denaro agli atleti ateniesi che vincono le Olimpiadi. E poi ci sono atleti che mettono le loro capacità al servizio di chi li paga di più, come la storia di un certo Sotades di Creta. Nella 99esima Olimpiade, Sotades vinse molti premi nelle gare di fondo. Dichiarò di essere di Creta, ed effettivamente lo era. Ma nella Olimpiade seguente, pagato dalla città di Efeso, dichiarò di essere di Efeso. Per questo i cretesi lo esiliarono. Prossima domanda. Qui a Olimpia si bara? Qui la correttezza è garantita da un dio, Zeus, che per incutere ancora più timore nei malintenzionati viene raffigurato con due fulmini tra le mani. È davanti a questo Zeus che gli atleti, i loro padri, i fratelli e gli allenatori sono obbligati a giurare sulle viscere di un cinghiale che non violeranno in alcun modo le regole.
Evidentemente però i fulmini di Zeus non facevano così paura e ci si dava comunque da fare per vincere con ogni mezzo, anche comprando gli avversari. Nella 226esima Olimpiade, due atleti egiziani sono stati condannati perché il primo aveva dato dei soldi al secondo per vincere nel pugilato. Sono stati condannati e con i soldi della multa sono state fatte due statue. A parte i tentativi di corruzione, poi ci sono i vari tipi di scorrettezze, come la falsa partenza nella corsa o come scorrettezze nella lotta, dove, per esempio, spaccare le dita all'avversario era punito con bastonate su tutto il corpo, tranne che sulla testa. Andiamo all'ultima delle questioni aperte, le donne e i giochi olimpici. Come avrete certamente intuito, durante i primi giochi delle Olimpiadi le donne non potevano partecipare. Ma all'inizio del IV secolo, un episodio cambia tutto. Nella corsa coi carri, l'auriga, chi tiene le redini è sempre stato un uomo, un professionista pagato. Ma nel 396 a.C., durante la 96esima Olimpiade, per la prima volta questo ruolo viene occupato da una donna. È la figlia del re di Sparta e vince. Archidamo ebbe anche una figlia di nome Cinisca, che aveva l'ambizione di vincere nelle gare olimpiche. Fu la prima fra le donne ad allevare cavalli e fu la prima a ottenere una vittoria olimpica. Ma nonostante questa irruzione del mondo femminile all'interno del mondo maschile di Zeus, anche le ragazze avevano i loro giochi. Non erano le Olimpiadi, ma erano dei giochi complementari. Anch'essi si svolgevano ogni 4 anni e si chiamavano gli Eraia, in onore della dea Era. Fin dall'età del bronzo ci sono testimonianze della partecipazione delle donne a giochi atletici. A Creta, durante una cerimonia rituale che unisce spettacolo e religione, le ragazze partecipano insieme ai ragazzi al salto dei tori. Un'acrobazia molto pericolosa, in cui si afferra il toro per le corna, ci si lancia verso l'alto e si fa una capriola sulla sua schiena. Più tardi, a Sparta, le donne sono educate allo sport fin da bambine. Devono avere un fisico sano e allenato per generare figli forti. A Olimpia i giochi erei sono riservati alle ragazze non sposate. Si disputano ogni 4 anni, in un momento diverso da quello dei giochi olimpici. E c'è una sola gara, la corsa breve, su una distanza ridotta di un sesto rispetto alla gara maschile, quindi circa 160 metri. Le atlete sono divise in 3 classi di età. Le ragazzine più giovani, quelle di mezzo e poi le più grandi. Le fonti descrivono la loro tenuta da gara. Hanno capelli sciolti, una tunica che arriva sopra il ginocchio, la spalla destra è nuda fino al seno. A presiedere ai giochi c'è il collegio femminile delle 16 donne, che hanno anche il compito di tessere un peplo da donare a Era. Per le ragazze vincitrici il premio è lo stesso dei maschi vincitori ad Olimpia. Una corona d'ulivo, una parte della vacca sacrificata ad Era e, come gli uomini, le donne hanno il diritto di immagine. Possono dedicare statue nel santuario con inciso il loro nome. Nel 380 l'imperatore Teodosio emana l'editto di Tessalonica, il primo di numerosi provvedimenti che renderanno il cristianesimo l'unica religione consentita all'interno dell'impero. Le festività pagane quindi vengono abolite e anche i giochi olimpici. I templi vengono distrutti o saccheggiati, così come ad Olimpia il tempio di Zeus è dato alle fiamme. E qui finiscono le fatiche dei valorosi atleti che partecipavano alle Olimpiadi antiche, ma cominciano le vostre. Vi chiedo di elaborare quindi un piccolo testo, diciamo una facciata scritta a computer, che dovrà sviluppare qualcosa inerente al mondo dello sport. Ma la lampadina vi si dovrà accendere leggendo questo. Questi sono gli atleti più famosi delle antiche Olimpiadi. Non vi spaventate, sono poche righe ognuno. Leggendo quel poco che ci rimane sulle loro gloriose esistenze, potreste trovare delle piccole curiosità a loro riguardo. Per esempio, Eurimene di Samo. Possiamo notare che era di bassa statura e quindi potrebbe essere un'idea per un elaborato su atleti bassi, perché di esempi di Davide contro Golia nello sport ce ne sono all'infinito. Leggiamo che faceva una dieta ricca di proteine, potrebbe essere uno spunto sul perché lo sport è sempre associato a una dieta ricca di proteine. E c'è anche un interessante spunto filosofico sullo sport. Scegliete voi, di atleti valorosi ce ne sono molti e rimane a voi scatenare la vostra fantasia.